Una pasta al volo, semplice e sfiziosa. Pasta alla crema di zucchine. Ciao a tutti e benvenuti su Razza Food Experience. Oggi proviamo una pasta molto semplice, che a me piace molto. Una pasta al volo, nel senso che si torna a casa e la si può fare immediatamente senza perdere troppo tempo. È una pasta fatta con la crema di zucchine. Vediamo come farla. Cominciamo dagli ingredienti. Io ho usato una pasta corta, dei fusilli in questo caso, ma si possono usare tranquillamente delle penne, dei mezzi rigatoni, anche degli spaghetti. Il condimento che andiamo a fare regge ogni tipo di pasta. Dell'aglio, una zucchina, una patata, importante la patata, prezzemolo. Questa è una ricetta che può finire con questi ingredienti e in questo caso diventa anche un piatto vegetariano, anzi vegano. Poi per renderla un po' sexy, sfiziosa, io ci metto della ricotta salata, una grattatina di ricotta salata, non tutto questo pezzo, del parmigiano e della granella di pistacchi. Naturalmente olio, sale e pepe. Per sostenere il canale è importante iscriversi, questo è un ottimo momento per farlo. Bene, cominciamo con la patata e con la grattugia dalla parte dei fori più grandi. È una preparazione molto veloce, per cui ho già messo l'acqua e riusciremo a fare tutte le operazioni, diciamo, prima che la pasta venga pronta. Diciamo che con una patata e una zucchina si fanno almeno due porzioni, con due zucchine e due patate abbastanza piccole si fanno quattro porzioni, facendo una bella quantità di crema. Troverete in molti ricettari che non c'è l'uso della patata, per me ci va, perché rende la crema, come dire, più consistente. Via l'estremità e facciamo la stessa cosa con la zucchina. A me piace tenere la buccia. Ecco qua. Qui è fatto. Tiriamo via tutto. Non avanziamo niente. Padella. Andiamo il fuoco. Olio. Spicchio d'aglio. Anche due. Poi li tiriamo via. Dai, facciamo prendere un po' di saporino. Teniamo sempre pulito il piano di lavoro. Facciamo imbiondire l'aglio, attenti sempre a non farlo bruciare. Quando si brucia prende un sapore amaro che non è buono. Però il vostro olio vi ringrazierà per averci messo dell'aglio. Ecco qui, tiriamo via l'aglio che nel frattempo si è imbiondito. Ecco qua. E qui ci facciamo andare patate e zucchine. Bene, facciamo andare a fuoco vivace per un paio di minuti, anche 3 minuti. Ecco qua. Vedete com'è dopo 3 minuti? In realtà lascerei un quarto minuto. Questo è il momento di aggiungere dell'acqua a coprire. O quasi a coprire, e lasciamo andare altri 2-3 minuti, non di più. Mentre zucchine e patata vanno, saliamo l'acqua, ecco qui. La zucchina è uno degli ingredienti che io uso più spesso. Io trovo che sia perfetta per la pasta. L'ho usata per esempio nella pasta zucchine e gamberi, dove le zucchine le avevo saltate, le avevo usate a pezzetti, oppure nella pasta con la crema di zucchine e salsiccia, dove lì le zucchine, avevo fatto una crema di zucchine con una modalità diversa da quella di oggi. La preparazione è così veloce che possiamo già buttare la pasta. Qui quasi ci siamo, ecco qua, saliamo appena appena, però diamo un po' di sapore, ottimo. Qui possiamo anche spegnere. Tritiamo il prezzemolo, ce ne va un bel mazzetto, non bisogna essere troppo precisi, anche perché adesso frulliamo tutto. Adesso frulliamo la nostra bella crema.
prezzemolo, gocciolino di olio, ok, qui tutto pronto. Quando fate questa crema di zucchine, potete farne anche di più del necessario, magari fate il doppio o il triplo, perché potete conservare tutta quella che non vi serve, magari in una vaschetta, e farla per esempio per il giorno dopo, o insomma, si conserverà in frigorifero per 2 o 3 giorni, per cui non c'è problema, al limite la potete congelare. Rimettiamo tutto nella padella. Guardate che crema! Questa va già bene, eh? Poi noi la possiamo rendere un pochino più, così possiamo rendere questo condimento ancora più interessante, ma così sarebbe già perfetto. Per quello che ho parlato di pasta al volo. Molto bella anche da vedere, eh? Ok, rimettiamo sul fuoco un po' d'acqua di cottura, ci siamo, e adesso mettiamo la pasta. Direi pasta al dente. Eccola qui. Qui si può mettere ogni, come ho detto prima, ogni tipo di pasta, quella che vi piace di più. Ecco qua. Vediamo se ci siamo col sale. Appena appena un cincinino. Possiamo spegnere. Ok. Allora, questa pasta così è perfetta, è finita. La pasta è pronta. Grattata di parmigiano. Tocco magico di ricotta salata. La ricotta salata vi consiglio di usare i buchi grandi. Ecco qua. Granella di pistacchio, che io tendo a dimenticare, ma sbaglio, perché è eccezionale in questo piatto, ma in tanti altri piatti. Ecco qua. Giro d'olio. Grattatina, anzi grattatona di pepe. Ecco qua. E voilà! E pronti per l'assaggio. Pasta è bella, nonostante tutte le riprese, sembra ancora a posto, e vediamo se è buona. Sono sicuro, l'ho già assaggiata prima, quindi sono abbastanza sicuro, ma vediamo. Ottima, devo dire, patata e prezzemolo aggiungono qualcosa alla zucchina, quindi ottima idea averle messe. Parmigiano, ricotta salata e granella ci stanno benissimo, ma ci si poteva mettere anche un sacco di altra roba, eh? All'inizio avevo addirittura pensato a del guanciale, ma qui ci potete mettere quello che volete, salsiccia. È veramente uno spettacolo. Gran piatto, gran piatto. E si prepara veramente in pochi minuti, eh? Basta avere la grattugia. Piatto perfetto per un vino bianco. Questa è una ribolla gialla. Ci potevo metterci verdicchio, greco. I nostri bianchi, da qualunque parte dell'Italia vengono, tendenzialmente acidi, sapidi, beverini, energici, sono perfetti per questo tipo di piatto. Naturalmente una bollicina anche. Spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso cliccate like. E vi consiglio di iscrivervi alla mia newsletter domenicale, orazio.substack.com, che è ricca di contenuti. Non dimenticate di guardare gli altri video presenti sul canale, e ciao e alla prossima!